Il WTA Tour 125 fa ancora una volta tappa al circolo tennis di Bari, che si conferma capitale del movimento femminile. Sono tante le novità della terza edizione dell'Open delle Puglie. La più immediata fa riferimento al cambio delle date della competizione. Appuntamento a giugno dal 3 al 9, non più a settembre. Ad ogni modo, le campionesse di tutto il mondo si daranno battaglia sui campi in terra rossa del capoluogo pugliese. Sì, la novità del cambio della data è importante perché è un premio che la WTA ci ha voluto dare perché noi eravamo nella seconda settimana dell'US Open, eravamo nuovi nel circuito. Poi, grazie al successo avuto, insomma, a quelli che sono stati anche i report delle giocatrici che hanno partecipato nelle prime due edizioni, degli arbitri, dei supervisor, beh, la WTA ha capito che i nostri sforzi sono stati importanti e soprattutto fruttuosi e quindi hanno fatto sì che questo torneo andasse dove meritava, nella piena stagione della terra, a inizio giugno, quindi seconda settimana di Roland Garros. Tra l'altro noi facciamo anche le qualificazioni il lunedì. Cosa vuol dire questo? Che proprio per permetterci di avere giocatrici ancora più importanti, si sposta il sign-in di 24 ore e quindi ancora chi esce al terzo turno di Parigi, di Roland Garros, se non fermo ancora a New York, può arrivare qui da noi. Fondamentale è anche la crescita del movimento femminile locale. Sono cresciute veramente tanto in questi anni, Vicky Paganetti e Daria Raimondo, proprio per noi è veramente un piacere vederle giocare e i soci del Circolo Tennis, ma non soltanto, ma anche chiaramente tutti i tennisti e nonna di Bari e della Puglia aspettano naturalmente di vedere tutte le giocatrici, però chiaro con un occhio di riguardo alle nostre giocatrici.